Ciao, questa introduzione la sto girando dopo aver girato il resto del video per un piccolo chiarimento per tutti coloro che vorranno vederlo. Io non sono una psicologa, non ho alcuna competenza di tipo psicologico e tutto quello che vi voglio dire e vi voglio raccontare riguarda esclusivamente la mia esperienza e quello che è andato bene per me. Per il resto, ognuno trova nella propria vita i percorsi che sono necessari e ne fa tesoro. Spero che in qualche modo quello che vedrete tra poco possa essere semmai di incoraggiamento. Incoraggiamento e null'altro. Se state attraversando un periodo un po' particolare e volete confrontarvi con qualcuno che in questo caso, grazie ai libri, da quel periodo è uscito. Ciao, benvenuti o benvenute sul mio canale. Se venite qui per la prima volta, io sono Martina, ma immagino che molti e molte di voi siano già a conoscenza dell'esistenza di questo spazio e seguano un po' quello che racconto da qualche tempo. Questo video aspetta di essere realizzato da almeno 6 anni, cioè da quando ho deciso di aprire questo canale, ma ho sempre tergiversato o procrastinato in qualche modo e non so se ci riuscirò questa volta perché non è nemmeno la prima esperienza, il primo tentativo di riprendere questo contenuto. Ci ho provato diverse volte e poi il risultato non mi convinceva mai o forse non ero abbastanza pronta e quindi ho atteso, come al solito mio, tanto tempo. Però sono arrivata ad un punto in questa fase, diciamo, della mia vita, un punto nel quale sento di voler raccontare qualcosa perché questo qualcosa forse può essere utile a delle altre persone. Sono cresciuta in un ambiente in cui si è sempre detto è meglio lavare i panni sporchi in casa. Non sono abituata a raccontare a voce alta in maniera dettagliata cose che riguardano il mio vissuto personale, perché ho sempre pensato o sono sempre stata educata a credere che queste cose possano essere fastidiose, disturbanti o semmai tacciate di una sorta di egocentrismo che in realtà non è quello che cerco, non è quello a cui miro. Ma col passare del tempo e soprattutto cominciando a frequentare canali, profili, conoscendo delle persone magnifiche, ho capito che raccontare un po' di se stessi può essere utile per gli altri. E allora ho deciso di fare questo video per parlarvi del motivo più profondo perché io amo i libri, perché i libri mi hanno veramente salvata la vita. Non è un eufemismo, non è un giro di parole, è qualcosa di molto più profondo. I libri mi hanno aiutata in un periodo della mia vita nel quale non ho avuto nessun altro tipo di aiuto. E l'unica forza l'ho trovata lì. In quel momento probabilmente avrei voluto qualcuno, come la media adesso, che mi dicesse certe cose. Avrei voluto qualcuno che mi guardasse in faccia, che mi tendesse una mano, che mi dicesse: tranquilla, passerà, ce la farai, lo supererai, perché tutto è passeggero, perché tutto è nuvole e tu sei cielo. Tu sei ciò che rimane fermo, mentre i pensieri, le preoccupazioni, le ossessioni sono assolutamente temporanee, sono impermanenti e quindi se ne andranno. La supererai questa cosa. Avrei tantissimo voluto qualcuno che lo facesse. Questo qualcuno non c'è stato. E la forza io l'ho trovata in questi libri. La prima volta che ho avuto una crisi depressiva è stato a 17 anni. Frequentavo il liceo. E ad un certo punto è successo che dall'oggi al domani, senza alcun preavviso, è come se il mondo mi si fosse mostrato in bianco e nero. Si erano letteralmente spenti tutti i colori. È probabile che ci siano stati precedentemente dei segnali, dei sentori, qualcosa che dicesse che le cose non stavano andando bene.
Non ho avuto una infanzia e un'adolescenza proprio lineari e serene, ma non starò qui a entrare nelle cause perché secondo me non è importante. Ognuno di noi ha il proprio vissuto e il fatto che io esterni il mio non significa che corrisponde con quello di un altro. È ciò che accade che poi può avere nel confronto con le altre persone un conforto e una possibilità anche di guardare oltre. Io ero veramente a terra. Non riuscivo a vedere la gioia da nessuna parte. È stata la prima, è durata un paio di mesi all'incirca. E piano piano poi se n'è andata, ma se n'è andata soprattutto perché sono stata presa da delle attività che mi hanno coinvolta e mi hanno distratta in quella fase lì. Io vengo da una famiglia di artisti, mia nonna era una pittrice, mio padre era un musicista. Io sono cresciuta dentro una scuola di danza, perché mia mamma è un'insegnante di danza classica, quindi sono cresciuta lì dentro e per me l'arte si è sempre manifestata nella forma o della scrittura o del teatro o del canto o soprattutto della pratica coreutica, quindi realizzare delle coreografie, plasmare i corpi delle persone che lavoravano con me. Io ho cominciato a fare coreografie veramente da piccolissima, questo per me era un mezzo espressivo potentissimo che ho praticato per diverso tempo, che tuttora in qualche modo faccio con bambine più piccole. Il secondo episodio è arrivato quando avevo 20 anni ed è stato molto più drammatico del primo, perché se dal primo tutt'al più sono riuscita a venirne fuori dopo un paio di mesi, il secondo è durato molto di più. Insieme a questo è stato accompagnato da una serie di altre cose, perché alla profonda malinconia che non mi faceva più vedere i colori delle cose e il senso delle cose che stavo facendo, si è unita anche una aggravante. Ansia e attacchi di panico. Ognuno che vive questo tipo di sensazioni, ogni persona che vive questo tipo di sensazioni le vive in maniera assolutamente singolare e soggettiva. Quindi raccontare un attacco di panico è difficilissimo perché in realtà non esiste una sintomatologia esatta e ascrivibile a tutti. Quelli miei avevano una forma particolare, io sentivo che sarei morta da un secondo all'altro, con assoluta certezza e senza nessun tipo di condizionamento reale, cioè non avevo uno stimolo esterno che mi potesse portare a quello. Non c'era una grande paura, un grande problema ad originare questa cosa, ma venivano in situazioni apparentemente molto calme. Eppure in quei momenti di calma totale io sentivo che mi si sarebbe mozzato il respiro e il cuore mi si sarebbe staccato. Ho cominciato ad avere dei serissimi problemi a prendere i mezzi di trasporto. A parte l'aereo con il quale ho avuto per moltissimo tempo un rapporto assai conflittuale, a questo si è aggiunta soprattutto la macchina. Ogni volta che salivo in automobile avevo la convinzione che le sicure si sarebbero serrate per sempre e ad un certo punto non sarei più riuscita a venire fuori dall'automobile. E questo mi ha reso molto difficile spostarmi anche per andare all'università che si trovava a Catania, io ho studiato a Catania, e raggiungere l'università, fare quei pochi chilometri fra il mio paese e l'università era complicatissimo. Questo periodo è stato atroce e è durato anche a lungo perché è durato quasi un anno ed è stato un periodo nel quale io non ho avuto nessun tipo di aiuto materiale da parte delle persone che mi stavano intorno, anzi, è stato un periodo in cui non sapevo dove andarmi a sbattere la testa perché non avevo aiuti concreti. Ho fatto terapia per un po' di tempo, ma mi ha lasciato abbastanza il tempo che trovava e mi hanno spedita da uno psichiatra che mi ha dato una boccetta di ansiolitico e un antidepressivo. Mi ha detto di prenderli perché in situazioni come le mie non c'era assolutamente possibilità di curarsi, dal momento che quelle erano le circostanze, e l'unica cosa che avrei potuto fare per il resto della mia vita sarebbe stato assumere dei farmaci. Non c'erano altre soluzioni. Io mi ricordo che quella sera sono tornata a casa, ho guardato la boccetta messa lì sul tavolo, l'ho guardata per circa un'ora, dopodiché ho aperto la boccetta, ho svuotato il contenuto nel gabinetto e ho tirato lo sciacquone. Perché ho deciso che non doveva essere quello il modo, che un altro modo lo potevo trovare. Qualche tempo dopo la situazione
non si era del tutto risolta, però aveva preso un po' una piega. E la piega diversa è avvenuta proprio grazie all'incontro con un libro. Non credo che sia stato questo libro in particolare a cambiare le cose, ma è come se attraverso questo libro io mi fossi ricordata quanto amassi la lettura. Da bambina ero sempre stata una lettrice accanita. I miei genitori mi portavano in libreria e il mio passatempo preferito era stare in mezzo agli scaffali. Potevo restare anche per ore a guardare dei libri. I miei regali, quando terminavo con successo un anno scolastico, erano sempre pile di libri. I miei regali per i compleanni erano possibilità di entrare in libreria e fare acquisti, insomma, non dico illimitati, però comunque in grande quantità. Questo era il mio regalo. Poi però crescendo è come se mi fossi allontanata dai libri, come se mi fossi dimenticata della loro esistenza, perché vedevo tutto in bianco e nero. Quando mi sono avvicinata a questo libro è come se improvvisamente si fosse crepata qualcosa, come se si fosse rotta una corazza ispida, coriacea, durissima, di dolore che si era spessito nel corso del tempo, mi aveva fatto dimenticare che c'erano tanti colori, oltre al bianco e al nero e alle scale di grigio, e comunque anche le scale di grigio sono dei colori. Quel libro, io ve lo faccio vedere, ma vi ripeto, non è il libro di per sé. Il libro è questo, è Istruzioni mancanti sulla vita di Giovitale, il manuale che avrebbero dovuto darti quando sei nato. Ho recuperato questo libro in una libreria di Novara. Io tornavo da Londra, dove avevo vissuto per un anno con un ex fidanzato con il quale avevo avuto un rapporto molto problematico e la situazione a livello emotivo era peggiorata tantissimo. Quindi, quando sono tornata, per me è stata una scelta. Io ho scelto di tornare in Italia e di non restare a Londra con lui. E questo ha segnato veramente una svolta nella mia vita. È come se si fosse chiusa proprio una prima parte del libro della mia vita e si fosse aperta una seconda parte. E questo libro ha dato l'avvio a questa seconda parte. Ho ricominciato a leggere, piano piano, poche cose, non moltissime. Leggevo forse una ventina di libri l'anno. La maggior parte li andavo a prendere in biblioteca. È come se mi stessi riavvicinando lentamente a questo mondo. E poi un pomeriggio è successo che a casa mia, dove ero andata a vivere da sola, ero tornata in provincia di Catania, ho trovato fra i libri acquistati nei mercatini, probabilmente all'epoca dell'università e che avevo completamente rimosso, Il rosso e il nero di Stendhal, un classico anche piuttosto corposo, piuttosto voluminoso. E considerate che nell'ultimo anno sì, avevo leggiucchiato, prendevo questi libri in biblioteca, ma cercavo di leggere delle cose molto leggere, ero molto lontana dai classici. Questo libro è come se mi avesse attratta e mi avesse detto: vieni qua, ti do una mano io. Sono entrata dentro le pagine di questo libro ed è successo che ho fatto una specie di patto con me stessa, per cui mi sono detta: fino a quando continuerò a leggere, non mi assalirà l'ansia, non sentirò questa onda che travalica ogni cosa, non mi convincerò che sto per morire. Questo libro mi darà la forza di andare avanti. Più leggo, più starò sopravvivendo. E piano piano questo più starò sopravvivendo è diventato più leggo e più starò vivendo. Mi sono accorta col passare del tempo che questa tecnica si era trasformata quasi in una forma di meditazione, perché riuscivo a entrare talmente tanto dentro quello che stavo facendo che la mia ansia si dissolveva, mi dimenticavo della sua esistenza. Ho continuato a praticare la lettura come forma di allenamento, perché la lettura è un allenamento. Non è qualcosa a cui siamo abituati in maniera naturale, è qualcosa che entra nella nostra vita perché noi ci alleniamo a praticarla. Un po' al giorno, come si può fare con uno sport, con la corsa. Non è che si impara immediatamente a fare una maratona, si acquisisce gradualmente. Quello che hanno fatto i libri per me è stato salvarmi la vita, perché stando fra le pagine dei libri, allenando la mia mente a concentrarmi su quello che stavo leggendo, su quella storia, sulle problematiche di altri,
che fossero personaggi fittizi era assolutamente irrilevante, però facendo tutto questo, io sono riuscita a superare quello che vivevo. Non ho più avuto attacchi di panico, non ho più avuto problemi d'ansia, non ho mai preso farmaci di nessun tipo. Mi hanno curata i libri. Poi ad un certo punto è successo che ho allestito un gruppo, una compagnia teatrale con la quale mettevamo su dei musical. È successo che un giorno dovevamo allestire Aladdin. E il personaggio di Aladdin era mancante. L'attore che doveva interpretare il ruolo di Aladdin ci ha abbandonati all'ultimo momento. Ma in realtà quell'abbandono era assolutamente funzionale, serviva, perché quella parte era vacante e avevo bisogno di trovare un sostituto. E quel sostituto è arrivato, un ragazzo che non avevo mai visto, che ha interpretato questo ruolo. Io facevo Jasmine. Con quel ragazzo siamo diventati ottimi amici, grandissimi amici, perché quel ragazzo mi faceva parlare tanto ed è stata la prima persona che mi ha ascoltata, veramente, e che ha preso un po' il posto di questi libri. Quella persona dopo 4 anni è diventato il mio compagno e dal 2018 è mio marito. E le cose sono cambiate completamente. I libri hanno aperto la strada perché potessi trovare la persona che insieme a me continuasse in questo percorso, perché ora è insieme a Salvo che io gestisco questo canale, perché tutto quello che voi vedete lo vedete perché io realizzo dei contenuti, nel senso che preparo i video, mi siedo qui, parlo, ma il montaggio, l'editing, tutte le correzioni sono opera sua. Questo canale non è mio, questo canale è nostro. Lui mi ha dato la possibilità di continuare a coltivare una cosa che per me è salvifica e che ci ha permesso anche di creare comunicazione con gli altri. Per questo oggi ho deciso di realizzare questo video e di condividere questa storia con voi. Credetemi se mi conoscete già, se siete frequentatrici, frequentatori di questo canale, sapete che non sono così loquace di solito su cose personali, parlo di libri, racconto le letture che faccio, però non mi metto a dettagliare sulla mia vita perché appunto non sono abituata. Però questa volta sentivo che forse era arrivato il momento di farlo, un po' per un atto di fiducia e un po' perché, come vi ho detto all'inizio, ho cominciato a immaginare qualcuno di più giovane di me che, come me, all'epoca avesse bisogno di sentirsi dire: guarda che la strada c'è. Potrebbe anche essere una persona più grande di me. Potresti anche essere più grande di me, non per forza più giovane, però potresti aver bisogno lo stesso di qualcuno che ti dica: guarda che ce la puoi fare. E magari per me sono stati i libri, ma per te può essere qualche altra cosa. Ma in ogni caso, ce la puoi fare. Non è detto che tu debba restare invischiata nel fango in cui ti senti in questo momento, non è detto che tu debba restare impantanato lì dove tutto è grigio o di qualsiasi altro sbiadito, triste sentore tu abbia. Non è lì che devi restare. C'è una strada, ci può essere grazie all'aiuto di qualcuno, di qualcosa, ma soprattutto di te stesso, di te stessa, perché è lì. È dentro di noi da qualche parte, sempre la forza di potercela fare. C'è il titolo di un libro bellissimo, o meglio, il libro non so se è bellissimo perché sinceramente non l'ho letto, però il titolo è molto bello. Si intitola questo libro Nessuno si salva da solo. Io ci credo in parte. È bellissimo perché è vero, perché ci sono sempre delle ancore alle quali ci possiamo affidare, però è anche vero che dentro di noi c'è tutto quello di cui abbiamo bisogno. A volte magari abbiamo la vista un po' offuscata, non vediamo bene e quindi non sappiamo perfettamente dove andare a cercare quelle risorse. E allora possiamo avere bisogno di qualcuno o di qualcosa, come possono essere i libri o come può essere qualsiasi altra cosa, per venirne fuori. Però poi quelle risorse ci sono già, ce le abbiamo. I salvatori arrivano, le salvatrici arrivano, ma arrivano per illuminarci su qualcosa che è già dentro. Quindi è lì,
che possiamo trovare tutta la forza, perché la forza c'è. Bisogna soltanto avere un po' di fiducia, un po' di forza, un po' di pazienza e guardare oltre, guardare un po' più lontano di dove si sta guardando in questo momento. Noi siamo cielo, non siamo nuvole. Le nuvole, che sono i pensieri, passano. Le nuvole, che sono le ossessioni, le paure, passano. Noi restiamo, siamo cielo, siamo permanenti. Noi sì. Restiamo lì e abbiamo tutta la forza di cui abbiamo bisogno per superare le difficoltà, le sfide che ci portano a evolverci un po' di più. Io vi ringrazio per essere stati qui con me fino alla fine del video. Di tutto cuore vi ringrazio. Spero che in qualche modo questo contenuto possa esservi stato utile, al di là della mia mera esperienza personale, che è molto circoscritta e poco importante. Spero che sia servito a voi e lo spero con tutto il cuore. Vi auguro un buon pomeriggio e noi ci vediamo presto ancora qui sul canale. Ciao!